Ciao a tutti ragazzi, ed eccoci qui con un nuovo video su Far Cry 3. Ho caricato, diciamo che ho finito il gioco di Far Cry e questa infatti è la prima parte del finale del gioco. Prima parte perché dura mezz'ora circa tutto il complesso, 25 minuti, tra parentesi ce ne sono un bel po' di video alla fine, quindi ho scelto di caricarlo in due parti, se no ci metteva veramente troppo tempo. In ogni caso caricherò questa subito, venerdì dovrebbe essere caricata, e subito dopo, se riesco, la sera, il giorno dopo, quindi sabato, non so, sarà caricata la seconda parte, nel senso, è lì, poi le unirò col link, quindi. Comunque, continuando, ci siamo ritrovati in questa zona perché non so bene perché non ho seguito il filmato precedente della fine del quinto, no, del sesto capitolo, sono sette, mi sembra in totale. Lo sento, nel sesto capitolo, quindi non ho finito il filmato, stavo facendo un'altra cosa e quindi mi sono perso lo schianto. Vabbè, comunque mi sono, da quello che ho capito, perché si intuisce, perché non posso né usare scudi né usare invisibilità, ci ritroviamo con lo scudo, con l'armatura, la nanotuta distrutta praticamente, con una pistola, come mi è venuto, mio Dio, con una pistola, scusate un po' di raffreddore, quindi parlo un po' così, con una pistola. Inizio, sto ripetendo la pistola 20.000 volte e mi piace, pistola. La mia. Vabbè, no, lasciamo stare. Parlando della pistola di Crysis 3, è spettacolare quest'arma. Mai usata in Super Soldato, perché sennò ti ammazzano come non so che cosa. Cioè, li vedi davanti alla pistola, loro ridono e muori da solo, senza ti faccio niente. Quindi usatela solo in facile. Poi, consiglio ovviamente Crysis 3 a molte persone, a tutti. Anche a chi non ha giocato gli altri, anche se non capisce niente, guardate, tanto è divertente come gameplay, quindi anche se non capisce niente vai lì e spari a tutti, uccidi tutti, sblocchi obiettivi. Anche se sul fatto gli obiettivi ve lo sconsiglio vivamente, quindi vivamente. Se volete sbloccare obiettivi non prendetevi Crysis, perché è un gioco facilissimo, come diciamo, come obiettivi, se ripeto per un obiettivo non importa. È facile dal punto di vista dello sblocco, diciamo, del raggiungimento di questi obiettivi, perché sono facili, in ogni caso, come molti giochi come Far Cry sono facilissimi. Pure questi, quelli della campagna li ho fatti praticamente tutti, quasi. Quelli dei multiplayer li sto facendo, comunque sono tutti che piano piano giocando uno ci arriva, non ci vuole neanche passare, non, cioè non bisogna passarci ore e ore e ore. Dico, io ho finito il Super Soldato e la campagna si finisce in 5 ore. Se la fate in facile, 4 ore ve la finite. Poi dicevo degli obiettivi di non prenderlo perché sono. Io ho trovato, non so se solo a me è successo così a caso, succedono solo a me queste cose, ma l'ho finito in Super Soldato dal tutorial a tutto, ho sonato anche le statistiche, c'è cioè tutto. Mi dice che non l'ho finita. Cioè, nel senso, io l'ho finita, ma non ho mai dato l'obiettivo. E stavolta mi ha veramente. Cioè. E da lì, appena ho visto che non me l'ha dato, ho controllato tutto, ho ricontrollato, ho preso Crysis, l'ho lanciato via. Perché mi ha fatto schifo da quel punto in poi e non ci giocherò mai più. Finché non sbloccheranno l'obiettivo, aspettando che facciano un aggiornamento. E morto questo tipo e andiamo avanti. Allora, qui stiamo per morire perché usare l'arco in questo modo non è una cosa furbissima, diciamo. Perché ci vuole il tempo di tirare e incoccare e scoccare. Quindi usiamo una pistola che è molto meglio. No, scherzavo, veramente la pistola è una cosa tremenda. Anche se è bellissima perché mi piace da morire quando spari che senti lo sparo, il rumore della pistola. E le armi sono fatte veramente bene, eh. Le mie armi preferite sono il mitra e il fucile di precisione. Ma prima di tutto c'è l'arco, perché l'arco è un'innovazione spettacolare che hanno aggiunto ed è un'arma micidiale. Mettete, basta che mettiate la potenza della freccia al massimo e distrugge chiunque, perché poi avete le frecce normali, le frecce elettriche, le frecce a frammentazione, le frecce esplosive. È devastante, un'arma per tutto, anti qualsiasi cosa, veramente. Allora, ora vi spiego velocemente quello che ho capito è vero. Cioè, richiede questo l'obiettivo della missione, quindi dobbiamo, diciamo, abbiamo detto che la nostra nanotuta è distrutta, quindi dobbiamo cercare di sovraccaricare la tuta per fare in modo di arrivare al cell alfa, quindi al boss finale, vivi, perché se ci andiamo così nel mezzo senza corazze, senza protezioni, ci scanna, ci ammazzano proprio di brutto.
Quindi ci sovraccarichiamo con queste turbine, diventiamo praticamente degli dei immortali. E mentre siete sotto l'effetto del sovraccarico, voi prendete la prima arma che vi capita aliena, oppure la raccogliete prima, così poi c'entrate. Non ho più precisione sul lento, ma o un cannone Reaper, o che sarebbe questa mitragliatrice, oppure il mega cannone tipo cos'è, lanciarazzi, lanciagranate Reaper, che sarebbe ancora, ecco quel su qui che vi sta sparando adesso, quello lì è veramente ancora più bestiale, perché vi compaiono 20 più davanti, sparate un colpo, spostando a destra, a sinistra, lui spara a caso e distruggete tutti quando spara, 7 colpi, 6 colpi alla volta. E infatti guardate in basso a destra c'è scritto 100 di munizioni massime, infatti quando sparano si esauriscono mai, quindi sono infinite. Infatti ci servirà questo per battere il boss e il sovraccarico, perché se no, se non ci fosse il sovraccarico saremmo belli che spacciati. Munizioni già scarseggiano, perché c'ho una pistola e cosa c'ho, un lanciapuffi, che è veramente una cosa penosa. Cioè, no, è forte, ma a me non piace il lanciapuffi. L'ho giocato una volta in una missione che mi ha salvato la vita, perché mi sono comparsi quanti 3-4 cose che mi stavano sparando, io ho fatto boom, li ho ammazzati tutti in un colpo, quindi. E nel frattempo volevo consigliarvi, volevo consigliarvi il canale di GeograAlex997. Oddio, chi è sto qui? Vabbè, ci compariranno a volte delle immagini, o quando sono nelle turbine, nella fonte di energia, o a caso le immagini di persone, cos'era, quella lì era bruciata, le turpate, cose varie, compagni di squadra vecchi, quindi cose molto, non lo so, strane, non so come definirle. E stavo dicendo, consiglio il canale di GeograAlex997 di Varsa Production, Kava 992 Xbox. Ho sempre difficoltà a dire 992, che, vabbè, a volte, non sempre, solo qui, cioè non è che ci sia tanto, non è che sia difficile. Noi usiamo il visore e identifichiamo, visualizziamo i nemici, se no qui almeno facciamo più veloce a ucciderli, no? Sappiamo dove sono e li ammazziamo subito, così non rischiamo di farci aggirare. Qui ho sbagliato, non so perché ho fatto questa cavolata, vai, di essere invisibile e poi sparargli con la pistola come un cretino. Allora, ci lanciamo perché dobbiamo raggiungere la postazione a 122 metri. Ma 122 metri a piedi sono... vai in mezzo ai sassi, in mezzo alle rocce, ai cecchini, ai mossi, agli alieni, a tutto. Questo qui è praticamente una cosa... un soldato perfetto, immortale. Cos'è sta roba? No, una torretta lanciafiamme, porca miseria. Allora, una torretta lanciafiamme. Uff, sto raffreddore, che palle. No, è un alieno strano, che io detesto queste cose qua, perché si possono anche disattivare per uccidere mentre sono disattivati. Comunque sono veramente deboli e basta sparargli nell'occhio rosso che vedete. Vedete che si preparano a sparare, voi appena sono pronti al fuoco li sparate tutto quello che avete nell'occhio. Oppure prendete una freccia esplosiva, li disattivate e li scoccate la freccia nell'occhio e muoiono. Ma io faccio prima col cecchino due colpi e va a farsi benedire. Vai, dove sei? Vedete che si abbassa? Alzati, bellino. Vieni qua. Boom, preso l'occhio. Uno. E già esploso. Senza bisogno di tirare il terzo colpo, lui esplode. Polverizziamo questo schifo di insetto. Noto una differenza dal 2, degli alieni. Sono molto, cioè, sono molto, no, ma sono diversi. Sono, secondo me sono fatti meglio. Anche se... credo che il 2 fosse più semplice nella difficoltà super soldato. Perché, allora, perché qua gli alieni sono veramente tosti, eh. Poi a un certo punto sono tantissimi nella missione, ce ne sono miliardi che vi attaccano. Infatti vai lì invisibile, se vai lì invisibile non ti fanno niente, ma se vai con la corazza come ho fatto io, per metà, perché sennò era impossibile. Poi me ne accorgevo, andavo lì, finivo l'invisibilità, mi scoprivo, li ammazzavo, poi ne arrivavano miliardi, mi fuggivo, usavo l'invisibilità e cercavo di scamparmela. Ora, quanto ci... ok, siamo, vabbè, quello lì... ah no, ho letto 420 metri, e c'erano 42 metri. Allora, raggiungiamo il secondo sovraccarico, e non ho capito perché devo prendere tutti e tre io. Ah, dobbiamo distruggerli anche, perché mi sembra che li distruggiamo quelli. Ecco, un'altra immagine. Perché ora sto guardando la parte del video un attimo, perché ci sovraccarichiamo, però lì, gli spariamo la scossa elettrica. No, ah no, niente, il mio cannone è Reaper, è ancora pensavo di averlo perso. Ammazziamo tutti quelli che ci sono.
Uccidete chiunque. Ora andiamo veloci al terzo punto. Dai, 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 dai. Uccidiamo tutti. Palle, mi sono dimenticato di selezionarli col visore, sti qua. Vabbè, chi se ne frega. Saltiamoli tutti. Cioè, fate veloce qui. Tanto non ci, cioè, non c'è niente da fare. Gli obiettivi sono... Obiettivi secondari sarebbe... Qua è molto semplice fare quello di uccidere 10 nemici di fila con sovraccarico. Fate esplodere il coso, la turbina, la bobina, non so come cavolo si chiami, quella cosa strana. E andate lì col cannone e uccidete qualsiasi persona vi capiti davanti e sbloccherete l'obiettivo. È semplicissimo. Poi andiamo avanti, dobbiamo arrivare velocemente lì. Ok, ah ecco. Aiuto, cado, mi ero quasi spiaccicato. Ok, qui c'è un fiumiciattolo tanto carino. E andiamo avanti, dobbiamo... Siamo a 64 metri di distanza. Cos'è sto robo? Vabbè, c'è tipo delle foglie strane. Campo minato, che bello, madonna. Mi odio questi campi minati strani. Palle. Ok, eccoci qua al... Questo coso. Perché io non ho ancora capito come si chiama. Non c'è scritto... Se c'è scritto mentalità, cos'è che è? Oggetto cell, comunque una... Tecnologia cell, diciamo. Non dice come si chiama. Ah, ecco, Wormhole Cell. Che cavolo di nomi danno a sti cosi. Vabbè, dobbiamo chiudere tutto, quindi... Ah, ecco, la cosa finale, ora me lo ricordo, non so perché me l'ho dimenticato, è impedire all'enorme nave aliena Cell di entrare nella nostra galassia e distruggere la Terra. Infatti nella seconda parte del video, nel filmato e anche nel gameplay, si vedrà proprio che distruggiamo tutto, infatti, cioè una cosa assurda. Perché se avete giocato, comunque se non avete visto ve lo dico veloce, durante il gioco gli alieni attaccano la Terra, praticamente aprono una specie di portale con la nostra galassia da lontanissimo e un'enorme nave madre attraverso questo portale temporale, non so, teletrasportatore, comunque questo portale lentamente, ovviamente ginormica perché è lentissimo da attraversarlo, piano piano lo attraversa per arrivare alla nostra galassia, alla nostra, per arrivare a sbarcare sulla Terra e conquistarla, distruggerla, rubare risorse, uccidere uomini e tutto. Quindi diciamo una sorta di catastrofe mondiale, di apocalisse, non so, come fine del mondo che viene sventata. Si dice sventata. Vabbè, non mi... comunque viene... la Terra viene salvata da sto tipo. In sostanza è questo che... è questo il gioco. Cioè... Allora, qui siamo arrivati al boss finale. Io vi saluto, tanto ci vediamo al prossimo gameplay, al prossimo video. Commenta di quello che è. Commentate, guardate questo video. Tanto ci sarà la seconda parte adesso, che è la parte 2 che caricherò subito dopo questo video. Ci vediamo nella seconda parte, ragazzi, e... per finire il gameplay e finire il gioco insieme. Ciao a tutti.